Ci troviamo all'interno dello stabilimento Baldor insieme al dottor Riccardo Fava, amministratore delegato dell'azienda Centese. Dottore, oggi è stata presentata una importante iniziativa sotto le feste natalizie in collaborazione con Ascom e il consorzio Cento in Centro, un'iniziativa che deve favorire gli acquisti specialmente per i dipendenti di questo gruppo che voi avete aderito a questa iniziativa. Un'iniziativa che abbiamo avviato oggi, in questi giorni, che vale per questo periodo natalizio, ma che riguarderà anche tutto il 2014 ed è un'iniziativa importante per quello che rappresenta un accordo tra il mondo del commercio locale è un'importante realtà industriale finalizzato a favorire l'economia del territorio, no? Mettendo in condizioni i dipendenti del gruppo Fava di accedere agli acquisti a condizioni agevolate. Per chiudere, visto che ci troviamo all'interno della Baldor, del gruppo Fava, quindi un'azienda storica a livello centese, siamo a fine anno, due parole su un bilancio, diciamo così, se vogliamo chiamarlo, dell'azienda Baldor ed eventualmente anche del gruppo. Il bilancio è, nonostante tutto, positivo, nel senso che registreremo una leggera crescita sul 2012 in termini di fatturato. Viviamo sul mercato interno le enormi difficoltà, inevitabili difficoltà che le imprese italiane peraltro stanno tutte vivendo. Troviamo una compensazione, una robusta compensazione con un impegno costante sui mercati esteri. Quindi l'estero è il futuro per le aziende italiane? Certamente sì, certamente per sì. Per noi già per Baldor oggi rappresenta il 60% del fatturato complessivamente, ma per il gruppo ancora di più, per il gruppo nel suo complesso siamo all'80-85% e il mercato estero, i mercati esteri sono veramente la risorsa per le imprese nel futuro, soprattutto qui in Italia. E questa convenzione, diciamo così, tu sei abituato a fare convenzione, però questa che è stata effettuata con Baldor ha un qualcosa di diverso. Ha un sapore particolare, questo accordo, questa sinergia, un modello concreto e virtuoso che vuole aiutare in piccolo ma con una prospettiva più grande la comunità di consumo, perché dobbiamo sempre ricordarci che il consumo è un fattore di coesione sociale e con questa convenzione dove circa 70 operatori si mettono in gioco e applicano delle scontistiche alle famiglie dipendenti del gruppo Fava e Baldor, riusciamo anche ad avvicinare una realtà industriale importantissima, leader mondiale, ma gestita da una famiglia storica che ha ricapitalizzato la propria azienda e il denaro di questa azienda l'ha investito sul nostro territorio. Ed è quello che noi come associazioni, come consorzi e come mondo del commercio vogliamo creare quel circolo virtuoso che possa da una parte alimentare una politica industriale forte, importante, incisiva e dall'altra aumentare seppur poco i consumi. Quanti associati siete all'interno dell'associazione? Siamo una settantina associati al consorzio Cento in Centro. Ovviamente per ottenere un numero di decine di associati abbiamo bisogno di avere un numero di associati di attività molto eterogenee tra di loro, no? Come dicevamo prima, abbiamo dal commercio l'abbigliamento, alle scarpe, ai profumi, alle agenzie immobiliari. Questo consorzio è stato fatto con lo scopo di valorizzare il centro storico, perché noi abbiamo la fortuna di avere un bel centro storico che è un centro commerciale naturale, dove però la differenza è che all'interno delle nostre attività commerciali ci sono persone preparate, professionali, pronte a dare consigli molto sinceri, seguire il cliente, cercare di indirizzarlo sempre nella scelta giusta dei propri prodotti. Con questa convenzione che noi abbiamo fatto con il gruppo Fava, speriamo di poter dare un beneficio a coloro che hanno deciso di fare acquisti sia in questo periodo che durante tutto il 2014, ma vorremmo anche che
l'utente si avvicini al commercio di vicinato. In questo modo potrà capire che il commerciante di vicinato dà un servizio che in tanti altri posti, e noi sappiamo, non può trovare.